Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi partiamo da zero perché creiamo due look adatti a matrimoni. Come sappiamo, ci stiamo addentrando nella stagione dei matrimoni, quindi meglio essere preparati. Essendo che dopodomani parteciperò a un matrimonio, volevo anche io un po' provare dei look e decido di puntare tutto su questa palettina qua di Huda Beauty. Ottima anche da portare in viaggio perché è quello che farò. Piccolissima, entra direttamente nel bagaglio a mano, fantastico. E essendo che utilizzerò molto probabilmente un vestito sui toni del rosa, questa qui è perfetta. Volevo provare a fare due look, uno un po' più semplice alla portata di tutti, elegante, e un altro un po' più intenso, magari anche per differenziare un look più da giorno e uno più da sera. Quindi cominciamo proprio dagli occhi, così la base la lasciamo alla fine. Prima di tutto, primer occhi. Io di solito utilizzo questo qui di Urban Decay, ma siccome dovrò andare a Catania, quindi dovrò partire, porterò con me la mini size. E lo applichiamo su tutta la palpebra, anche sull'arcata sopraccigliare e verso l'esterno. Iniziamo con quest'occhio che sarà quello del make-up da giorno. Quindi dalla palettina prendo il color panna e lo applico su tutta la palpebra mobile. Dopodiché, col pennello da sfumatura, mischio un po' del marrone freddo e un po' di questo rosa a fianco, sempre matte, e lo sposto con movimenti circolari sulla piega dell'occhio. Chiaramente io sto utilizzando per stavolta, perché non lo faccio quasi mai, questi colori un po' più freddini, ma voi potete personalizzarli chiaramente in base al vostro abito magari. A chi piace può scurire leggermente l'angolo esterno o addirittura magari creare un eyeliner sfumato nella parte più vicina alle ciglia. In questo caso prendo il marrone un po' più scuro per intensificare la parte esterna dell'occhio. Lo applico esattamente qui alla fine e vado sempre quassù, creando una sorta di V. Tra l'altro, queste palettine di Huda Beauty sono comodissime da portare in giro ed esistono un sacco di versioni. La versione con i toni un po' più caramellati, quelli colorati, veramente ce n'è infinite, quelle con i glitter. Una volta soddisfatta possiamo lasciare il look così opaco o magari aggiungere un eyeliner e un punto luce all'interno, oppure procedere applicando magari gli ombretti un po' più luminosi della palette. In questo caso applico all'angolo interno il rosa più chiaro, collegandolo un po' con la sfumatura in alto. Infine decido di applicare per quest'occhio eyeliner e mascara. È chiaro che poi, in base ai vostri gusti, alla vostra bravura per così dire, potete applicare per esempio delle ciglia finte, dei ciuffetti oppure mascara e via. Applico gli stessi ombretti sulla parte inferiore. Passiamo all'altro. Per quanto riguarda questo, mi viene in mente di fare un eyeliner sfumato, sempre sugli stessi toni. Quindi inizierei sempre dal rosa che troviamo qui a destra e di tamponarlo stavolta in modo anche approssimativo, vicino alle ciglia e sfumando verso l'esterno. Dopodiché con la parte ampia sfumo. Successivamente vado con questo colore un po' più rossiccio scuro e faccio la stessa cosa ma mantenendomi più in basso. Si dovrebbe formare una sorta di gradiente. Dopodiché vado con i marroncini un po' più scuri, con un pennello di precisione, vicino vicino alle ciglia. Piccola modifica in quest'occhio. Applico una matita marrone all'attaccatura. Alla fine devo ammettere che sto un po' cambiando le carte in tavola, perché da eyeliner sfumato lo sto trasformando un po' in uno smoky, ma non mi dispiace. Stavolta applico il primer per glitter solo nella parte centrale dell'occhio e con lo stesso pennello, quindi a lingua di gatto e super preciso, applico i glitter pressandoli per bene. Questo qui è sicuramente un look un po' più audace e sicuramente più adatto ad un matrimonio di sera. Io magari lo abbinerei col mio vestito che è abbastanza semplice, per cui punterei volentieri sul make-up. Ok, ora ci siamo. Non avendo fatto qui una bella linea di eyeliner, direi che possiamo applicare anche una matitina nera dentro. Vediamo un po' come va. Chiaramente la applico, ma la sfumo col viola della palette. Viola. Poi
marroncino un po' violaceo in realtà. Con gli occhi direi che ci siamo. Questo è elegantissimo, l'ho utilizzato già a un matrimonio ed è la mia comfort zone, lo adoro. Questo qua è un po' diverso dal solito, un po' più strong come effetto, però non male. Adesso è il momento della base. Quello che probabilmente farò io è abbinare un po' di close up, che si avvicina un po' di più al mio colore di ora, con una puntina di Astra che è un po' più chiaro, ma soprattutto metterò dentro una goccina di illuminante liquido. Mischio il tutto e vado. Con la penna di NYX definisco un minimo le sopracciglia, blush e bronzer, infine illuminante, matita Naked 03 di Wycon e uno dei rossetti di Make Up Delight, questo qua è Cloud, è praticamente il mio rossetto nude per eccellenza, è fantastico. Make up finito, quale preferite di più voi? Trucco da giorno, matte, un po' più a mio dire elegante senz'altro, oppure il look numero 2, un po' più adatto magari ad una serata, a un vestito magari più semplice in modo da puntare di più sul make up? Fatemelo sapere giù nei commenti, spero tanto che il video sia stato di vostro gradimento, mi raccomando lasciate like e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!